Eccoci. Complimenti al gruppo, ma specialmente al batterista Stefano Tosi, da un padovano acquisito e dalla sua compagna. Tanti complimenti a Gabriella Lirussi per il suo fantastico laboratorio di Paularo. Un saluto dagli amici di Feletto e buona Pasqua a tutti. Questo era per lei. Complimenti per la trasmissione, peccato che non portate quel ragazzino piccolo che raccontava barzellette. Buona Pasqua a tutti voi di Telefriuli, a Rosa da Cervignano. Allora, Rosa, sono riuscito. La prossima settimana Nathan sarà qua da Di Mauro, perché il problema è che la creatura, che ha 6 anni, non è che mi viene giù in macchina, e abbiamo approfittato, concordato con il papà, siccome non va a scuola il giorno dopo, sarà qui, quindi il 22. Bravi, etici, continuate così, l'artigianalità deve essere tutelata e promossa con passione. Chiara da Gradisca, credo che Gradisca di Isonzo. E avete in studio due mitici, Giuseppe, che danno lustro alla vostra sempre interessante trasmissione, uno è Peppe Di Renarda, l'altro è Giuseppe Cescutti. Siete attenti però, eh? Andiamo all'uovo più grande, gamba rotta. Andiamo all'uovo più No. grande, Gambarotto, sì. L'uovo più grande è la simbologia della Pasqua, no? In primavera gli uccelli cosa fanno? Riempiono il nido di uova. L'uovo è il simbolo della rinascita, tanto per essere positivi rispetto alle cose un po' più tristi che ci ha raccontato Monsignore. Il simbolo della rinascita perché dentro c'è la vita. Allora faccio un salto velocissimo, arrivo al 1883. Carl Fabergé, orafo, crea per la zarina Maria le uova mitiche, meravigliose, che ancora oggi andiamo a vedere chi può nei musei a San Pietroburgo. E però da quelle uova che erano solo per pochi, eccole qua, guarda, le uova belle che invece sono per tutti. Gabriella è una specie di, come lo possiamo, un cake design pasquale, no? E quindi l'uovo raffigura una rinascita, un dono. All'interno dell'uovo c'è una sorpresa che può essere più o meno ricca, ma è sempre gradita perché stimola qualche cosa che ti riporta alla primavera e a quello che ne viene dopo. E poi la decorazione esterna è un qualche cosa che rimanda anche alla ricchezza che l'uovo vuole rappresentare. Allora, abbiamo pronto la prima metà. Certo, adesso con la camicia che è stata fatta sull'altro stampo si fa la seconda, poi si accoppiano all'interno. Volendo, si può andare in uno dei negozi degli etici e chiedere un uovo personalizzato. Uno ci mette dentro un proprio regalo per la propria compagna o il proprio compagno e si fa fare il proprio dono pasquale. Abbiamo ancora un po' di tempo però, eh. Beh, qua si devono raffreddare, adesso c'è tutta una fase che qua siamo in velocità e sotto i riflettori e quindi abbiamo qualche difficoltà a far vedere come viene fuori, però eccolo qua. Ecco, se ci giriamo, sì. Ovviamente la sorpresa si chiude con questi ganci in modo che l'uovo stia ben saldo, poi lo mettiamo un momento nel frigorifero, poi lo lasciamo a 18 gradi e dopodiché si staccherà dal guscio se temperato bene. Ne abbiamo già uno da... Guarda Sì. che bravi. Ecco, se ci giriamo così mostriamo un attimo solo. Questo è il momento che amato. Adesso vorremmo fare anche una cosa molto pasquale, no? Tiriamo fuori l'uovo e poi lasciamo che i nostri amici etici facciano quello che tutti i bambini sognano di fare quando E non solo ricevono i l'uovo, bambini. no? E non solo i Vabbè. bambini. E quindi diamoci da fare perché abbiamo anche poco tempo. Opla, un, due, tre. Buona Pasqua. Eccola qua la sorpresa. Eccolo qua. Ecco, questa è la sorpresa che abbiamo trovato nell'uovo. Tra l'altro, vi racconto retroscena, la scorsa settimana l'etica del gusto, che sarà presente con noi ancora per un po' di puntate, e ritengo, spero, mi auguro anche con l'inizio del nuovo ciclo di trasmissione dello scrigno, abbiamo portato una miriade di colombe già confezionate.
mi sono girato, ho fatto l'angolo e è rimasto forse un uomo, che non vedo più, e gli ospiti se li sono praticamente spazzolati senza pagarli, cioè hanno prelevato e hanno portato a domicilio. Segno che ero con Coca. Buonissimi, buonissimi, Segno che ero buonissimi. con Coca. Bene, bene. Allora, per favore, saluta mia mamma Melania che quando è a Udine ti guarda con molto affetto. Grazie Agnese, fatto. Allora, buona Pasqua a tutti. Da me, che sono Paolo della Pasteria Mosaico di Aquileia, un saluto a Piero. E tu aspetti, microfono, Mia sorella o anche abbiamo una Paola pasticcera, adesso non so quale delle due, chissà. vabbè, insomma, comunque un saluto a loro, Guarda, grazie. complimenti al meraviglioso gruppo dell'Etica, al bravissimo giovane cioccolatiere Piero della Pasteria Mosaico di Aquileia, Chiara e Alessandro. Fortissimi, senza confine, Iacu di Torse. E ridono loro, è per voi. Andiamo con un brano, Nicolò? Possiamo salutare? Un attimo solo, ancora. Ti ringraziamo Daniele come tutte le settimane, ci vediamo qua la prossima settimana con altri etici. Che Grazie. brano è? Guarda, vi faccio presentare la chiave. Ci hai toccato il cuore. Vada, vada. Lanci lei. Toccami il cuore. Appunto. Bene.